Ciao a tutti, io mi chiamo Gemma e oggi insieme faremo qualche gioco di consapevolezza, qualche gioco che ci aiuta a conoscere meglio il nostro respiro, quello che utilizziamo sempre anche per parlare, per cantare, per vivere, anche se non ce ne accorgiamo. E per farlo, la prima cosa fondamentale è sedersi in una posizione comoda. Potreste stare seduti a terra come sono seduta io. E quindi potete anche utilizzare un cuscino. Per stare più comodi potreste sedervi sul cuscino, anche tenere le gambe distese in avanti se non volete stare con le gambe incrociate, oppure tenerle un po' piegate così come ce le ho io. Oppure potreste utilizzare uno sgabello, una sedia come questa su cui vi sedete. L'unica cosa importante da considerare è che quando vi sedete dovreste essere comodi, quindi avere i piedi bene appoggiati a terra e la schiena dritta. Quindi non vale stare così, così no. Quindi potreste anche scegliere di stare con le braccia appoggiate su un tavolo, per esempio. Però io direi, dato che poi dovremo muovere le braccia, di scegliere una posizione libera come questa che sto tenendo io. Quindi scegliete la vostra posizione, io mi metterò a terra. E andiamo subito a cominciare. E impareremo molte cose. Il primo respiro che impareremo è quello del pesce. E voi mi direte, ma come può respirare un pesce? E anche i pesci respirano e proveremo a imitarlo. Proveremo a imitarlo inspirando, quindi facendo entrare l'aria dalle narici e poi quando espiriamo andiamo a gonfiare la bocca, proprio come un pesce, e poi lentamente facciamo fuoriuscire l'aria. Sì, lo so, è un po' buffo, però è proprio quello che vogliamo. Noi vogliamo conoscere il nostro respiro e lo facciamo attraverso gli animali. Quindi imitando un po' gli animali, e questo è un respiro molto rilassante, è un po' quello che noi facciamo quando succhiamo le candeline al compleanno, no? Quindi inspiriamo dal naso e possiamo anche sollevare un po' le braccia, così inspiriamo meglio. E poi espiriamo, prima gonfiamo la bocca, le guance, e poi piano piano, lentamente facciamo. Chi è che riesce a fare l'espirazione più lunga? Chi è che riesce a soffiare per più tempo? E fate fuoriuscire tutta l'aria. Adesso ci riproviamo un'ultima volta, quindi inspiriamo ed espirando facciamo uscire tutta l'aria. Un altro modo di sentire il nostro respiro, che è un po' più abituale, è quello di portare le mani sul petto. Quindi potete appoggiare una mano e poi l'altra sopra, appoggiate, rilassate bene le braccia, i gomiti verso il basso. Quando inspirate, sentite tutta la parte del petto che si solleva e poi quando soffiate l'aria dalla bocca, sentite questa parte che si abbassa. Ve ne accorgete anche voi, quindi ispirate, poi soffiate e sentite come si rilassa tutto il corpo, non solo la zona dove noi abbiamo appoggiato le mani, ma tutto il corpo. Proviamoci ancora una volta, inspiro. Piccoli giochi li potete anche suggerire ai vostri genitori, ai vostri compagni, ai vostri fratelli, sorelle. Il prossimo prevede di appoggiare le mani sul pancino, quindi le mani le potete portare verso l'esterno, che non si toccano, oppure una sull'altra, quindi come preferite. E quello che andrete a osservare è proprio il movimento della pancia. Quando inspirate, la pancia si riempie un po', quindi sentite che si gonfia. E quando soffiate l'aria dalla bocca sentite che si sgonfia.
potrete provarlo ancora una volta. Inspirate, senza addormentarvi, mi raccomando. Inspirate, fate una bella ispirazione che vi riempie i polmoni. E poi quando espirate, sentite il contatto delle mani con la pancia, questa pancia che si svuota completamente quando soffiate l'aria dalla bocca. Poi ci fermiamo e magari ci sgranchiamo un po' le gambe. Se siamo seduti ci portiamo in piedi oppure andiamo a distenderle. Quindi le allunghiamo un po', andiamo anche un po' a ruotare le caviglie, a fare questo movimento con le caviglie. E poi ci salutiamo una breve canzoncina che abbiniamo al movimento delle mani. Quello che abbiamo imparato. Inspiro, espiro, calma agio, sorrido, lascio andare. Momento presente. Momento meraviglioso. Proviamo a farla altre due volte, piano piano, e voi magari con il movimento delle mani la potete anche insegnare ai vostri genitori e la potete cantare tutte le volte dopo aver suonato una campana oppure un fischietto, può essere un suggerimento tutte le volte in cui avete bisogno di fare una pausa, una specie di ritornello e quindi vi fermate, inspiro, espiro, calma agio, sorrido, lascio andare, momento. Presente, momento meraviglioso. Adesso provate a cantarlo voi, io vi aiuterò solo col gesto delle mani. Bravi, bravissimi. E quindi ricordatevi sempre, tutte le volte in cui avete bisogno di fermarvi, c'è il respiro del pesce. Inspirate e poi espirate. Ciao a tutti.